Nei precedenti video sulla letteratura italiana abbiamo dato uno sguardo alle sue origini. Quella serie non è di certo terminata, perché almeno un video dedicato a Dante è doveroso. Tuttavia, oggi torniamo alla seconda metà dell'Ottocento, periodo storico di riferimento per gran parte dei miei ultimi video, per parlare del primo dei due esponenti del decadentismo italiano, se così vogliamo etichettarli. Oggi mi offro io e vi parlo infatti di Gabriele D'Annunzio. Nato a Pescara nel 1863, D'Annunzio si impone nella storia d'Italia, lasciando una traccia inconfondibile per i decenni a venire. La sua personalità fortissima, il suo gusto nel vestire, il suo fascino fisico e intellettuale danno vita al d'annunzianesimo, fenomeno di costume che investe e affascina numerose generazioni. Punto di riferimento per i giovani costruito sul modello del vivere inimitabile proposto da D'Annunzio stesso, che nella sua villa della Capponcina, a Settignano sui Colli di Fiesole, conduceva una vita da principe rinascimentale. D'altronde non è un caso che per bocca del padre di Andrea Sperelli, ne Il Piacere, afferma che bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Si potrebbe dire che egli fu in primis un esteta, amante del bello e del lusso, ma non basterebbe per descrivere la sua personalità esuberante. Egli incarna il vitalismo e la volontà di affermazione dell'uomo e diventa infatti il poeta vate d'Italia, soprattutto negli anni precedenti l'avvento del fascismo. E infatti Mussolini lo riterrà una figura scomoda e lo relegherà nella sua villa a Gardone, vicino a Brescia, che in risposta ad D'Annunzio trasformerà in un mausoleo eretto a sé ancora vivente, il Vittoriale degli Italiani. E sarà lì che troverà la morte nel 1938. Ma da dove trae origine il modello di vita che consacrerà D'Annunzio nella cultura italiana? Perché se la sua produzione letteraria offre un'evasione fantastica alle frustrazioni degli individui comuni, e le sue avventure amorose riempivano i discorsi di salotti borghesi. Celebre è stata quella con la divina Eleonora Duse, una grande attrice. Questo sembra non bastare a giustificare il suo successo. D'Annunzio è infatti prima di tutto un profondo conoscitore del suo pubblico, uno dei primi uomini a comprendere i meccanismi che regolano la società di massa, che nell'Ottocento mette in crisi la nozione tradizionale di uomo. Con la rivoluzione industriale, forse sarebbe il caso di dedicarci un video a parte, la società va incontro ad una profonda trasformazione, in sintesi verso l'uniformità dei consumi causata dallo sviluppo della produzione in serie. D'Annunzio sfrutta a suo vantaggio la sua influenza sulle folle, conquistata attraverso i suoi ponderati atteggiamenti, la partecipazione a tutte le celebrazioni ufficiali, la sua presenza sulle pagine delle riviste di costume e di società, il soddisfacimento dei gusti del pubblico e la sua grande abilità oratoria. Per questo il suo essere esteta è in realtà una maschera. L'isolamento principesco dalla meschina realtà borghese, il rifiuto del brutto, delle masse, delle folle oceaniche, termine coniato da lui stesso, riflette in realtà quella crisi dell'intellettuale che si verifica nell'età postunitaria italiana. Video qui in alto. Ed è una palese contraddizione. Il successo del poeta e scrittore gli deriva infatti dal suo rifiuto quasi snob del popolo, che tuttavia lusinga e solletica e di cui soddisfa i gusti letterari. L'estetismo, seppur rimanendo una costante della vita di D'Annunzio, entra in crisi negli anni 90. Già ne Il Piacere del 1889 si coglie la comprensione di D'Annunzio che l'esteta non ha la forza di opporsi alla borghesia in ascesa, al capitalismo, all'industrialismo e all'imperialismo. È necessaria una soluzione alternativa all'isolamento nel vivere inimitabile, e la soluzione arriva proprio grazie alla lettura di Nietzsche. I video sono qui in alto. Attenzione però! D'Annunzio coglie dal filosofo tedesco solo gli aspetti che a lui sono più congeniali, ed è per questo che quando ho parlato di oltreuomo nietzschiano l'ho distinto nettamente dalla sua controparte d'annunziana, il superuomo. D'Annunzio elabora infatti questa figura inglobando quella dell'esteta e si trasforma egli stesso in superuomo. E si trasforma lui stesso in superuomo, individuo antiborghese, reazionario, aristocratico e anticonformista. L'ansia di affermazione che attraversa il poeta si traduce dunque nella sua autoelezione abate, che guida il popolo d'Italia verso il destino imperiale. E indicativa è anche l'esperienza di D'Annunzio nella Prima Guerra Mondiale, della quale si fece promotore nella campagna interventista, soprattutto durante le radiose giornate di maggio del 1915. Le sue imprese si svolgevano nei cieli, a bordo di leggeri velivoli, termine tra l'altro coniato da lui stesso, e non di certo nel sangue, negli escrementi e nel fango delle trincee, nelle quali perdevano la vita centinaia di migliaia di persone. Ho dedicato questo video alla vita di D'Annunzio, perché per comprendere la sua opera è necessario aver presente il suo modello di vivere inimitabile,
che ha dato vita al fenomeno di costume del dannunzianesimo. Quindi questo era tutto quanto avevo da dirvi in questo primo video, grazie per aver guardato, io vi chiedo di farmi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se ho fatto qualche errore, se c'è bisogno di qualche chiarimento, condividete con i vostri amici, seguitemi su Facebook e su Twitter e ci vediamo al prossimo video.